I'm very pleased to welcome all of you here today to this beautiful exhibition of Italian contemporary art. I will speak in English, but of course every information of masterpieces showcased in the hall is in Turkish as well as in Catalan. After several years, we are pleased to bring Italian contemporary art to Ankara. It was not an easy process, but we wanted to organize this exhibition ever since the pandemic started. But unfortunately, we had to postpone it until today. Therefore, I attach a particular value to this gathering, as it is also a symbol of resilience and endurance through the power. Both Turkey and Italy have decided to strengthen their cultural sectors during the pandemic, finding alternative solutions to spread and broadcast the beauty and excellence of art. Even if people could not physically enter museums or concert halls, they were able to enjoy art online or through any other digital. Anyway, I'm sure you will all agree with me by saying that experiencing art in a real museum is a completely different thing. And especially in such a prestigious venue like Germodern, that kindly and joyfully agreed to host this exhibition. As ambassador of Italy to Ankara, I am proud that one of the very first art exhibitions in the capital of Turkey after 1 year and a half is devoted to Italian art, with 38 pieces from different collections, spanning from renewed artists to younger generations. And Ankara is the perfect place to showcase innovative ideas and the power of culture. L'Istituto Garuzzo, che insieme al Ministero degli Esteri ne è il promotore, è un istituto che da anni promuove l'arte italiana all'estero e anche gli scambi internazionali. Molti giovani artisti di altri paesi sono stati invitati in Italia in varie occasioni. In questo caso l'idea è stata quella di valorizzare l'arte italiana e anche alcune opere fondamentali della collezione Farnesina, quelle che ci è parso più giusto spostare dalla sede del Ministero degli Esteri a Roma e quelle utili a testimoniare l'importanza di alcuni degli artisti italiani degli ultimi decenni. Sicuramente il tema che abbiamo scelto, d'accordo con il Ministero degli Esteri e l'Istituto Garuzzo, della Via della Seta, è un tema molto affascinante in questo momento centrale, perché appunto questa antica rotta, che poi non era neanche una soltanto, attraversava l'Europa verso l'Estremo Oriente e ritornava indietro, portando in giro per il mondo non solo spezie, prodotti, sete e altri, ma anche era un'occasione di incontro culturale tra le istanze dei diversi paesi che questa rotta attraversava. Ecco, noi abbiamo voluto anche che le correnti più interessanti, ma a volte non si tratta neanche di correnti, anche movimenti, artisti singoli, eccetera, che hanno attraversato la ricerca artistica contemporanea negli ultimi decenni, fossero presenti, ma ovviamente ci voleva, non dico un tema, ma almeno un fil rouge che li collegasse. E il fil rouge sono tante tematiche: il viaggio, la scoperta, la ricerca di nuovi territori linguistici e
interculturali. Le generazioni che questa mostra attraversa sono numerose. Si parte da artisti come Carlo Accardi, Maria Lai, che addirittura operano sin dall'immediato dopoguerra, Accardi per esempio nella definizione del linguaggio astratto, Maria Lai pur se appartata comunque in una nuova modalità di rapportarsi ai materiali dell'arte, nel suo caso le tele, il ricamo e tante altre sue sperimentazioni. E poi si arriva alle generazioni che hanno creato quella che è la corrente, o chiamiamola movimento, che è stata sicuramente il momento innovativo in Italia, quello di cui attraverso il quale si passa da un linguaggio figurativo più tradizionale alla rottura degli schemi, soprattutto delle tecniche. Non esiste più il quadro, non esiste più la scultura, esiste invece una contaminazione tra arte e vita, e questo movimento si chiama arte povera. Molti degli artisti che sono qui hanno avuto in qualche modo a che fare con questo movimento, anche se oggi gli artisti stessi tendono a rinnegare etichette di appartenenza. Sicuramente Alighiero Boetti ne ha attraversato i concetti fondamentali, sicuramente Michelangelo Pistoletto, sicuramente Giulio Parolini, ciascuno con una cifra stilistica peculiare. Da questi artisti si passa poi a una generazione seguente, che è quella, anche questa individuata sotto una definizione che è quella di transavanguardia, e molti di questi artisti recuperano l'uso di una figurazione, certo non più la figurazione della rappresentazione tradizionale, però l'uso del colore, l'uso di una narrazione nei dipinti. Sicuramente uno degli artisti più importanti che è qui, che ha attraversato questa corrente, è Mimmo Paladino, e il suo quadro Fondo d'oro direi che sintetizza bene uno dei concetti fondamentali intorno a cui si sono mosse le scelte che io ho curato per questa mostra, quello di coniugare la nostra tradizione alta, quella della storia dell'arte, quindi il quadro di Paladino fondo d'oro, quindi un fondo d'oro, le forme tradizionali, con una diversa maniera di affrontare l'accenno alla narrazione, l'accenno al disegno, l'accenno alla figurazione, attraverso anche una riconsiderazione del gesto proprio del dipingere che Mimmo ha perseguito e persegue da anni. Un'altra prerogativa su cui abbiamo assolutamente voluto puntare per questa mostra è che non ci fossero soltanto questi grandi maestri, di cui ho citato solo alcuni esempi, potrei farne tanti altri, da Ontani a Mainolfi, ma ci fosse invece non solo tutta la generazione di mezzo che ha davvero rinnovato tutto il linguaggio figurativo delle avanguardie artistiche italiane, ma anche giovani e giovanissimi. Ci sono in questa mostra anche videomaker, perché abbiamo voluto attraversare anche tutte le tecniche, la pittura, la scultura, ma anche il video, la fotografia, che è rappresentata qui da tre grandi maestri, Mimmo Iodice, Gabriele Basilico e Nino Migliori, e comunque si arriva fino a generazioni di artisti che hanno poco più o poco meno di 30 anni.